Ragazzi, benvenuti in un nuovissimo episodio della NBA degli NBA, ragazzi, bentornati con questo nuovissimo video della NBA. Vi ricordo che un video, ragazzi, esce almeno un video al giorno, perché ne escono, ragazzi, uno al giorno eh, Però ci sono volte in cui escono anche due video, e oggi E' quel caso, questo è il 15, vi ricordo ogni giorno 15, 15, 15, 15, eh, tranne il sabato e la domenica la domenica di solito non lo so se lo porto mentre invece il sabato sì Mentre invece eh, altre volte esce 20-20-20 il video Come in questo caso perché divideremo ragazzi le nuove partite in due blocchi da 1 a 5 e 1 a 4 Mentre invece domani in cui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partite da analizzare Andremo a dividere sempre in due blocchi perché ho deciso che più di 7 ragazzi in un video, non le faccio. 7, 8. Oggi siamo in 9. Iniziamo ragazzi con le prime partite, partendo da Pelicans 76ers, passando per Pistol Nuggets e Hornets Raptors, concludendo con Clipper Wizards e Kings contro i Celtics. E partiamo ragazzi, questa volta in ordine dal, da, dall'ultimo che ho detto. Partiamo però tra i Celtics, ragazzi contro i Kings. Buoh, ragazzi che direbbe il mio amico Mark Genet Spero di diventare amico con te Perché è veramente un, un ex pilota E commentatore che mi sta molto simpatico eh, Ciao Mark Se stai guardando questo video ti ammiro eh, Fatto sta ragazzi che I Celtics eh, danno una Botta clamorosa ai Kings Perché ragazzi Oggi 15 hanno perso di quanto? 75 a 128 hanno perso 85, 95, 105, 115, 125 hanno preso 53 punti di distacco Mamma mia, mi sa la vittoria con più scarto in questa. Sì, penso di sì, ragazzi. Vittoria con più scarto in questa NBA perché oggi ce ne sono state tante, ragazzi, una trentina di punti di stacco e altri abbastanza attaccate eh, fatto sta ragazzi: che il miglior marcatore dei Sacramento dice tanto è Hild con 11 punti. Vi vado a leggere, ragazzi, che è partito titolare con Bars 4 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Eh, o oh, eh, Halliburton con eh, 7 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. Lui molto bene per gli assist e anche i rimbalzi, niente male. Holmes con eh, 9 punti 9 rimbalzi, 0 assist eh, Bogley terzo non so come chiamarlo 6 punti, 6, eh, 6 rimbalzi eh, Davis 7 punti e 2, eh, 2 rimbalzi e 1 assist capite ragazzi che veramente oggi il Sacramento Kings malissimo mentre invece Boston bene trascinati un ottimo tattoo ma non è solo lui perché oggi c'è Williams terzo che fa eh, Doppia doppia, 13 punti, e 17 rimbalzi. Eh, C'è la doppia doppia anche di Brown che fa 30 punti e 10 rimbalzi. Si conferma essere ragazzi, un grandissimo giocatore. Ta eh, Tatum mi sta veramente simpaticissimo. Ma oggi, veramente arati, Se permettete, i Sacramento Kings che non fanno niente. Vi vado a leggere anche il, il numero ragazzi, di, di punti: assi, ah, sì, di puntine in ogni quattro, quarto. Con, eh, primo quarto 13 a 38 in favore dei Celtics, secondo quarto 17 a 25 Celtics, ecco mi sa so quello con meno scarto, eh, terzo quarto 25 a 34 Celtics, quarto quarto 20 a 31 Celtics, Aratti, ragazzi, i Celtics non è che stiamo facendo così benissimo, sono 25 a 24 mentre invece i Kings prendono un'altra sconfitta. Passiamo a Clipper Wizards che si conclude all'ultimo secondo. I Wizards che fanno un primo tempo da paura e un secondo tempo dei Clipper da paura, anch'esso perché, ragazzi, primo quarto 23 a 32 per i Washington Wizards, secondo quarto 13 a 34 in favore dei Wizards. Eh, veramente ragazzi sembrava che Bill e compagni che ha fatto 23 punti Bill e anche Kuzma ragazzi che ha fatto 12 rimbalzi il recordman dei rimbalzi stasera per i Washington Wizards Ha verso sp strada spianata, eh, spianata eh, veramente non faceva altro che magari continuare perdevi magari un quarto tra perdevi e invece terzo quarto 40 a 27 quarto quarto 40 a 22 si sono deconcentrati Topok Press, ragazzi Coffee che ha un 29 punti, uh, Kennard con 8 rimbalzi, 6 assist, ragazzi per Hartenstein, Rientrano in gioco contro Bill, Kuzma e i compagni e riescono a rientrare, ragazzi, perché all'ultimo secondo. Vi spiego la scena, i clip, i Washington Wizards riescono a trovare una tripla, uh, ragazzi, ancora una volta. Eh, prima aveva trovato la triple del meno 4 a 10 secondi, se non sbaglio. A fine, eh, i Wizards. O sbaglio? Erano... No, dal meno 4 passava al meno 1. E possesso clipper che chiamano timeout quando mancano tipo 7 secondi. Palla, ragazzi, eh, palla, ragazzi che mette. Se non sbaglio, il. il tiro la 2? Non mi ricordo benissimo. Fatto sta che i, i clipper. Si credo, metto una tripla all'ultimo secondo con fallo, contatto 116-115, trasforma nel tiro libero. Ragazzi, vinco la partita in questo momento, a mio parere, una se non la più assurda della stagione. Ragazzi, clamoroso. Passiamo a Charlotte Hornets contro Raptors. Raptors che non eh, difficilmente, senza sudare tantissimo, vinco contro i Charlotte Hornets. Che, eh, con anche una rissa, ragazzi per il Charlotte Hornets che ha portato anche all'espulsione di, eh, di del buon Washington Junior con, eh, che gioca solamente 3 minuti e 38 secondi fatto sta ragazzi che la Melo oggi molto bene 25 punti 3 rimbalzi e 7 assist oggi è tornato il vero Lamelo ragazzi che era un pochino mancato, qualche gara un pochino magari in panchina, un pochino anche un po' sottotono. È tornato il Lamelo Ball ma oggi Toronto ragazzi superlativo. lativo, non ci sono doppie doppie per i Charlotte Hornets mentre invece c'è uno per i Toronto Raptors con ragazzi 24 punti e 12 assiste quasi tripla doppia con Rover in Balzi eh, di Siacomo Top Scorer, no non Top Scorer perché poi c'è anche Trent Jr. Eh, con... Eh, 32 punti fattosi ragazzi stasera ottimi Raptors che riescono a vincere 39 a 27 nel primo quarto 34 a 37 nel secondo 25 a 29 nel terzo 27 a 20 in favore di Charlotte questo il quarto quarto eh, vincono abbastanza di soltezza i Raptors che riescono a vincere buon per loro a dire vero Nuggets Pistons ragazzi Nuggets che riescono a vincere non senza soffrire perché ragazzi i Pistons sono notato che hanno proprio questo atteggiamento veramente cattivo ehm, che combattono, ragazzi. Combattono e non poco perché combattono veramente tanto i, i pistons, ma alla fine si arrendono. Eh, fanno sempre un ottimo super primo, qua eh, primi due quarti, però poi nel secondo tempo un pochino crollano. E ehm, questa volta, ragazzi, non è proprio così perché alla fine li hanno un po' arati al quarto, quarto. 13 a 20 i favori di Detroit, fatto sta, ragazzi: che è un super Cat Canningham che non fa la doppia doppia, neanche la tripla doppia fa 34 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Eh, ottimo, ragazzi! Questo se non sbaglio è un rookie eh, Canningham con anche 4 stoppate. Sta veramente stupendo. Fatto sta: cosa ve lo dico a dire, gli eh, ragazzi: che stranamente fa solo una doppia doppia, solo eh? 28 punti. 21 ribazzi Per dire E 9 assist Sempre Ashes il Joker Veramente Secondo me Uno dei migliori giocatori Della Lega E non vedo l'ora Sperando Che lo mettano Nello Stargame Spero che qualcuno Lo prenda Non sono ancora I team ragazzi Penso che almeno Un team di anni Ci sarà Passiamo all'ultima gara Pelicans ragazzi Philadelphia 76ers Dei eh, Pelicans Che combattono Fino al terzo quarto eh, Ma alla fine Il quarto quarto Proprio un distacco I 10 punti dalla parità li porta a perdere 107-117. Vinco, ragazzi, Embiid che fa veramente molto bene oggi, 42 punti e 14 rimbalzi, assolutamente molto bene, mentre invece per, eh, per i Pelicans, c'è ragazzi, Alexander Walker, eh, oggi veramente sopra la media di punti tantissimi per i suoi standard, 31 punti e anche 5 assist che non fanno mai mai, ragazzi. Non fanno mai male degli assist in più. Quattro eh, eh, ragazzi, eh, se non sbaglio, ha fatto quattro rimbalzi. Perché mi stavo un attimo confondendo ragazzi con la tripla doppia di eh, del buon Hernan Gomez, che fa, che fa ragazzi 29 punti e 10 rimbalzi. Oggi hanno dato tutti i pelicans, ma non sono riusciti i pelicans che non stanno assolutamente in quest'ultima fase Facciano male. Fatto sta, ragazzi, che il primo video in via. Si conclude qua. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione del video, vi mando un abbraccio e ciao ciao.